Hai paura del buio? Probabilmente mi risponderai con un bel no. Forse ne avevi in passato, da bambino. Forse ne hai un po' anche adesso, ma sei troppo orgoglioso per ammetterlo. Oggi, con questo video, voglio solo raccontarti delle storie. Delle storie forse reali, successe veramente, o forse solo inventate da qualcuno in giro per internet. Per ora ti posso solo dire che hanno spaventato anche me e che forse spaventeranno anche te. Mettiti comodo, la prima puntata di Fear sta per iniziare. Vi siete mai chiesti perché molte persone hanno paura sia di salire che di scendere le scale al buio? Su via, scommetto che anche voi provate un leggero brivido quando salite o scendete dalla vostra cantina. Molti scienziati comportamentali dicono che questa fobia sia dovuta ad una sensazione di pericolo, dato che non si vedono bene gli scalini al buio. Ma secondo me non è proprio così. Quando capita una situazione del genere, quello che sentiamo alle nostre spalle è una strana presenza, come se ci fosse un essere che ci sta per afferrare, un mostro che con il suo respiro affannoso non vede l'ora di ucciderci. Ancora oggi, quando salgo le scale in penombra, non posso fare altro che aumentare la mia velocità per salvarmi da chissà quale cosa. E se vi dicessi che in una notte di primavera, intorno alle ore 22, un ragazzo di nome Lenny, che dovette andare a prendere qualcosa in soffitta, si ritrovò in mezzo ad un vero e proprio incubo ad occhi aperti. Quella sera sua madre gli aveva chiesto cortesemente di andare a prendere una cosa in soffitta. Lenny sbuffò, ma acconsentì alla richiesta. Aprì la botola sul soffitto e fece scendere le scale che portavano per l'appunto in soffitta. Le salì lentamente e una volta arrivato accese le luci. L'oggetto era lontano dall'entrata, ma Lenny non aveva nessun tipo di paura. Non c'era nessuno oltre che lui e un paio di scatoloni. Quando finalmente prese l'oggetto e si incamminò verso le scale da dove era venuto, ecco che la luce della soffitta cominciò a lampeggiare, finendo poi con lo spegnersi del tutto. Lenny venne subito preso da una strana ansia e gridò: «Mamma, si è fulminata la lampadina! Non vedo niente!» Ma non ottenne risposta. Conoscendo bene la stanza, decise comunque di camminare a tentoni fino all'uscita. Quando ad un tratto sentì qualcuno ansimare alle sue spalle, pensò subito che si trattasse di uno scherzo della sua fantasia, ma dovette ricredersi quando vide le scalette della soffitta ritirarsi velocemente e la portoncina della botola richiudersi. Era in trappola. Gridò di nuovo: «Mamma, dai, smettila di scherzare!» Ma l'unica cosa che sentì era ancora quello strano rumore, quello strano ansimare, quel respiro pesante sul suo collo. Le gambe gli incominciarono a tremare, il cuore prese a battere all'impazzata e infine qualcuno o qualcosa lo afferrò per le caviglie, facendolo cadere al suolo. Lenny picchiò la testa sul pavimento e svenne sul colpo. Poche ore dopo si risvegliò sul letto di un ospedale. La sua faccia era sfigurata da tagli e lacerazioni. Il suo corpo era pieno di lividi. Lenny era stato aggredito. Ma da cosa? Da chi? Non c'era né un movente né nessuna prova che un individuo estraneo avesse messo piede in soffitta. Fortunatamente Lenny si salvò proprio grazie a sua madre, che, preoccupata nel non vedere ritornare suo figlio, si mise a cercarlo. Ma cosa sarebbe successo se fosse stato da solo? Chi era quell'essere che l'aveva aggredito? Ma non è finita qui, ragazzi. Oltre alla soffitta e alla cantina, esiste un altro luogo in cui stranamente non ci sentiamo al sicuro. Parlo della camera da letto o della vostra cameretta. Quando cala la notte e tutti dormono, può capitare di ritrovarci ancora svegli, immersi nel silenzio, con le luci spente, mentre guardiamo il soffitto. Siamo nella nostra camera, quella che in teoria è il nostro rifugio. Non dovremmo avere così tanta paura. Eppure, qualcosa dentro di noi ci fa rimanere in allerta. Chi più chi meno, ovviamente. Molti non hanno paura del buio,
buio in sé, ma di quello che quest'ultimo potrebbe nascondere al suo interno. E sinceramente parlando, posso dirvi che queste persone non hanno tutti i torti. Una notte mi svegliai dopo un brutto incubo, ansimando e in preda ad una crisi d'ansia. Guardai la sveglia, segnava le 4:20 di notte. Perfetto, pensai, ho altre 3 ore per dormire prima di alzarmi per andare a scuola. Cercai di riaddormentarmi, mettendomi comodo sul letto, ma qualcosa mi impediva di rilassarmi. Forse era stato l'incubo, o forse no. Guardai così il soffitto e chiusi gli occhi, ma ecco che sentii subito scricchiolare qualcosa in casa. Entrai così in uno stato d'allerta e analizzai per bene il rumore che avevo appena sentito, cercando di capire che cos'era stato. Magari era stato il vento, ma non feci neanche in tempo a pensarlo che ecco che sentii un altro rumore, identico a quello precedente. Qualcuno stava camminando in casa. Ne ero sicuro, così sicuro che rimasi immobile, congelato dalla paura. Non sapendo chi fosse o con chi avessi a che fare, non volevo azzardare nell'alzarmi, urlare o accendere la luce. Se era un ladro, potevo affrontarlo, ma se era qualcos'altro, sappiate che non c'era nessun ladro. Sappiate che ero sicuro. Ma che dico sicuro? Ero sicurissimo che si trattasse di una strana presenza. Quella notte non dormii e in ogni cazzo di angolino buio della camera mi sembrava di vedere uno strano mostro pronto ad uccidermi o a rapirmi. E voi? Pensate davvero di essere al sicuro nelle vostre camerette? Soprattutto di notte. Pensate davvero che non possano esistere strane entità o creature paranormali che magari amano rifugiarsi nel vostro armadio o sotto al vostro letto, in attesa del momento giusto per attaccarvi? A proposito di letto, la leggenda del mostro che ti prende per i piedi mentre dormi gira ormai di generazione in generazione. Nessuno sa esattamente il perché questa storia tanto terrificante venne creata. E sapete che quando non c'è una spiegazione logica a queste cose, forse significa che un fondo di verità c'è. Come? Esistono miriade di storie che, grazie a internet, sono diventate ormai di dominio pubblico. Gente che racconta di come il buio nasconda i peggiori incubi mai esistiti. Di come durante la notte, quando tutto tace e tutto è più oscuro che mai, esseri demoniaci si risveglierebbero dal loro letargo e verrebbero a tormentarci. Il mostro sotto al letto ne è un chiaro esempio. Le storie sul suo conto sono tra le peggiori. Una bestia senza forma, ma con due mani che finiscono in artigli, una bocca piena di denti aguzzi, un paio di occhi terrificanti. Si dice che questo essere venga da un'altra dimensione. Forse dagli inferi. Si dice che alle volte apra un portale nei posti più oscuri della camera, come per l'appunto sotto al letto o nell'armadio, e che aspetti paziente e affamato più che mai il momento più propizio per rapirvi e per mangiarvi. Ora vi dico, miei cari amanti dell'horror, se state guardando questo video di giorno, dimenticatevi di tutto quello che vi ho appena raccontato. Ne varrà della vostra tranquillità questa notte. Se invece lo state guardando di sera o prima di addormentarvi, magari sdraiati sul vostro letto, accendete subito le luci e ascoltate. Non sentite uno strano rumore? Siete sicuri di essere davvero da soli nella vostra cameretta? Dovete sapere che anche i suoni hanno tormentato per molti anni i ragazzini e i bambini di tutto il mondo. Suoni raccapriccianti, allucinazioni uditive che emergono dalle tenebre proprio quando vi state per addormentare, proprio quando i vostri occhi sono così pesanti che si chiudono da soli, proprio quando non vedete l'ora di entrare nel mondo dei sogni. Suoni di anime in pena, di gente che soffre e che urla. La leggenda vuole che questi rumori altro non siano che le voci delle persone rapite e morte a causa del buio. Voi potreste essere i prossimi a scomparire. E se pensate di essere troppo grandi per temere il buio, se nonostante queste storie credete ancora che siano solo racconti per bambini, che non vi hanno fatto alcun effetto e che niente può spaventarvi, beh, fate bene. Fate bene a pensare che siano tutte frottole o menzogne. Chi non crede nei mostri non può essere loro vittima. O almeno, così dicono le leggende. Ma se sotto sotto ci credete anche solo un pochino, state molto attenti. L'incubo è vicino.
Se vuoi che questa serie continui, supportami lasciando un bel like e scrivendomi nei commenti quanta paura del buio hai da 1 a 10. Alcuni di voi verranno anche ringraziati e salutati nel prossimo ipotetico episodio. Un mega salutone dal vostro dottor Vendetta di fiducia e ci vediamo come sempre al prossimo inquietante video!